ci troviamo di fronte a Gesù, le cose cambiano. Noi possiamo vivere tutta la nostra vita ignorando Gesù, ma ci sarà un giorno che noi saremo davanti a Lui. Le cose cambiano immediatamente quando noi siamo alla presenza di Dio. Non possiamo più fingere, perché Gesù è verità. E davanti alla verità, la menzogna si vede. Ogni menzogna cade. Potrebbe essere che nella nostra vita, per varie opportunità, abbiamo rinunciato ad essere onesti con noi stessi. Abbiamo accettato i compromessi, abbiamo accettato, se ne sentono ogni giorno di tutti i colori, persone che sono arrivate al potere e che poi si perdono in queste situazioni di sesso, di corruzione, di donne, anche di travestiti, oppure che cadono proprio in peccati anche stupidi, che loro credono di poter coprire, ma in realtà viene tutto a galla, perché ogni peccato verrà fuori. Più cerca la gente di nascondere, più le cose verranno fuori. Perché è scritto che non c'è niente di occulto che non sia rivelato. Yes. Tutto quello che avviene nelle tenebre verrà alla luce. Amen. E così quando la gente è davanti a Gesù, le sue tenebre si vedranno e saranno pesanti, che lo soffocheranno questa persona davanti alla luce di Gesù, perché Egli è luce. La parola dice che Dio è luce. Amen. E davanti alla luce noi siamo nudi, come Adamo, è inutile che si nascondeva nel giardino, tanto Dio lo vedeva benissimo, anche perché per lui le tenebre sono come il giorno, lui nelle tenebre vede come il giorno.